Buonasera a tutti, ci vogliamo accomodarci anche perché abbiamo un pomeriggio direi abbastanza intenso, quindi penso che sia il caso di cominciare così. Chiamerei il dottor Martella qui sul palco in nome di rappresentanza del comune di Lecce. Buon pomeriggio a tutti, un breve saluto perché la serata è lunga e forse anche se leggermente in ritardo. Io devo seguire il sindaco Paolo Perrone che ha seguito questo incontro, ma oggi viene a Roma insieme a Cassino per un incontro con l'ACI per problematiche inerenti alle problematiche dei comuni che sono attraversate da serie situazioni economiche. Quindi pochi saluti a voi docenti e alla vostra esperienza, all'ispettore, alla presidente del Portone, in particolare al sindaco. E posso anche affermare anche da parte del presidente Gabellone, in quanto consigliere, anche come consigliere provinciale, tenendo conto che probabilmente avete avuto anche un incontro ultimamente con il presidente che vi ha portato anche delle cattive notizie, diciamo, sotto l'aspetto economico, perché chiaramente non ci sono situazioni economiche che potrebbero eventualmente nel prosieguo dell'anno scolastico, si parla anche nel prossimo futuro di una difficoltà di pagamento delle utenze per il riscaldamento all'acqua, alla luce, e quindi in tutte queste situazioni una situazione di gravità dovuta anche alla riforma che c'è sulle province. Certo, se passate anche ai comuni passati dalla Matera alla Brace, perché anche i comuni si trovano in una situazione disperata, perché la riforma prevede che le scuole possano passare come competenza per le situazioni strutturali ai comuni. I comuni si trovano forse anche peggio delle province, perché prima il governo centrale trasferiva diversi milioni a comuni e province. Oggi, da quest'anno, 2014, sono i comuni che trasferiranno fondi denari al governo centrale e quindi noi saremo quelli che rispondono le tasse di maniera popolare e dare al governo centrale. Quindi si è cambiata completamente l'osmosi tra le famiglie che chiaramente le difficoltà sono maggiori perché ci danno le competenze come ci sono spesso. Quindi siamo in un momento epocale particolare e speriamo di viverlo nel miglior modo possibile. Da parte mia, buon lavoro e bocca al lupo. Purtroppo tra poco vi devo lasciare perché il giornale di provincia proprio questo aspetto di questo momento. Buon lavoro. Grazie, dottor Martella. E voglio dare i saluti anche del presidente Gabellone che ha scritto tutto il giorno. Io direi che io mi permetto di rubare pochi minuti probabilmente con dei temi che innanzitutto ringrazio tutti voi che state partecipando, perché c'è stato un piacevole entusiasmo nel partecipare a questo incontro da parte non solo della nostra scuola, sostanzialmente sono giovani, qui c'è qualcosa che mi ispira specialmente a un'altra maniera
vedendo bene da dentro. Allora, in questa slide, che teoricamente era l'unica slide, l'idea era quella di presentare di livello di diciamo, ovviamente non tutto, ma alcuni regolamenti che caratterizzano un punto di vista normativo, non solo quello che è il tema. E ovviamente l'idea era quella di mettere a confronto quella che è normativa europea con quella che è l'evoluzione che ha stesso. Vedete che sono punti forti che ho messo in evidenza di quanto riguarda l'Europa, sono direi troppo classici. E vedremo un po' velocemente che è ancora questo, che se volete in primo momento di ufficializzazione del concetto di competenza. Poi spetta a definire la strategia di risposta nel 2010 che effettivamente quadro delle competenze minime. Poi direi estremamente interessante della parte 6 per quello che abbiamo detto nel nostro discorso, che è il sistema cosiddetto IQF, cioè il sistema delle qualifiche europee, che in qualche modo ha fatto sì che il discorso, diciamo, del nostro esperimento della qualifica andasse poi totalmente a crescere sul discorso, sicuramente non normativo, di crediti specifici. Successivo, non è più
ricordate, non è casuale, ricordate velocemente quello che gli viene 263, cioè il regolamento per la Costituzione dice che quel documento che c'è derivante appunto da un accordo
Per arrivare poi all'apprendimento di forma, perché c'è apprendimento
prescindere dalla scelta intenzionale, quindi può non essere intenzionale. Si realizza lo svolgimento della parte di attività e situazioni di vita, delle interazioni che ne sono nell'ambito del contesto di lavoro familiare, cioè in altre parole, una forma di apprendimento solida e quasi inconsapevole che agisce sull'individuo a prescindere dalla parte di attenzione, anche con la frammentazione di lavoro e il posto di lavoro di una volta di lavoro. Vedete che questo punto anche a questo per competenza comprovare la capacità di realizzare la stessa forma di attenzione e situazioni di lavoro che sono di scopo professionale possono avere un insieme strutturale di conoscenza che ti abita così dai contesti delle applicabili di apprendimento formale non formale. Se mi richiamo quello che è ciò che questo decreto legislativo mette in conto e vuol dire probabilmente il discorso è quello che è la sentenza di una norma che non è più e vi dico che io prima di riuscire a fare è stato quello di scoprire che nel momento in cui sono nati i cosiddetti circolari la cosiddetta risoluzione di sicurezza a parte il fatto che abbiamo fatto vedere un concetto di anno di si parla di periodo, si parla di concetto. Sappiate la prima cosa che la commissione deve fare nel momento in cui un adulto si presenta per essere assunto è quello di trovare degli strumenti per certificare un'eccezione proprio queste forme di apprendimento non solo in forma cioè intellettuale che è quello che deve essere in qualche modo anche le forme di credito informale e non formale che ovviamente diventano a quel punto vengono formalizzate in un credito che diventa propriamente l'attribuzione di un anno di partenza in un processo che sarebbe processo di istruzione. È chiaro che il principio non è più il genetto cioè non è più la scuola il genetto è l'individuo che apprende perché è fondamentale quello che lui ha preso a prescindere da dove è io qui mi fermo. Vedete che a monte c'è un'idea straordinaria di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di ancora più avanti c'è un tema che non è ancora caldo con lo studioso che è il tema perché della perdita del valore legale e del valore perché voi comprendete
qui sento molto a disagio perché non sono abituato alle lontananze, poi non sono abituato a vedere gli occhi delle persone, ma lì non è possibile accendere la luce perché si possa vedere insieme. Va bene, entriamo un po' nel merito delle cose che vorrei dire con voi. In effetti il nostro amico ha anticipato molte delle cose che vorrei dire e vediamo un po' di mettere un po' come si può dire noi piedi nel piatto per vedere un po' di entrare nel merito di queste questioni che lui ha già affrontato dal punto di vista normativo e che io cercherò di affrontare dal punto di vista pratico, mettendo anche nei panni di colui che poi tutti i giorni trascorre, tutti i giorni insegna. Qui ci sono due titoli, vediamo se le cose funzionano, la certificazione delle competenze. Attenzione, sono concetti grossi, ciascuno di noi insegna, deve progettare, deve misurare, deve valutare e dovrà certificare. Non sappiamo ancora come e quando, chi sta nella scuola media, lo sa benissimo che alla fine deve certificare le competenze, a volte si inventa perché quindi serve non dà indicazioni, chi sta nella scuola secondaria superiore nel dopo secondo anno, quindi 16 anni di età, dovrebbe certificare competenze, però non c'è nessuna indicazione in merito, se non molto sommaria e generica da parte del Ministero. Quindi abbiamo un grande ritardo, tutto sommato, per quello che riguarda la certificazione delle competenze, perché abbiamo anche un gran ritardo per quello che riguarda la lettura, l'interpretazione, la definizione di competenze, ma anche su tutti i concetti. Guardate, i concetti sono capacità, abilità, competenza, da un punto di vista terminologico, da un punto di vista di scienza di educazione, pedagogico, psicologico, hanno dei significati molto precisi. Nel nostro ministero invece a volte si abbonda in parole, per cui a volte scrivono questi concetti, queste parole, non attribuendo le parole medesime significato, che succede, cosa provo, che poi gli insegnanti abbiano una grande confusione, perché spesso si replica su alcune parole, su alcune definizioni, senza dire che cosa, quale significato esiste. Entriamo un po' nel vero delle cose, fasi, quindi anzitutto progettare la capacità di progettare. Vado rapido su queste prime slide perché sono cose che non facciamo abitualmente, però ecco mi interessa sollecitarvi dal punto di vista complessivo, diciamo, della nostra professionalità progettuale. Dalla prima classe primaria alla terza media. Attenzione, per tantissimi anni abbiamo quella scuola elementare, quella scuola media. Finalmente, dopo tantissimi anni, siamo riusciti a produrre un documento che si chiama Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, in cui finalmente la scuola primaria, la scuola media, la secondaria e il primo grado vengono messi insieme. Quindi c'è una visione unitaria. Ed è un gradino importante, insomma, anche se dobbiamo compiere un cambiamento. E l'altro dovrebbe essere questo, perché se si parla di obbligo di istruzione di 10 anni di età, aveva 16 anni di età, e quindi dai 6 anni ai 16 sarebbe opportuno che ci fosse un progress, e quindi l'insegnante che sta nella prima primaria dovrebbe sapere che il suo bambino, che avrà 6 anni quando ha 16 anni, dovrà realizzare determinate competenze, quindi avere questo tipo di proiezione. Noi veniamo da una scuola molto segmentata, in cui l'insegnante in genere è chiuso nella sua laurea e pensa al suo bambino. Viviamo invece in un momento storico importante, in cui oggi insegnare a prendere per tutta la vita, voi state qui 30 anni fa, quindi ci sareste state perché il compito dei compiti non era molto prevede, anzi, quindi oggi siamo tutti condannati ad apprendere tutto per la vita. Questo che cosa significa? Significa che queste partizioni tremende che ci vengono dalla storia, dalla storia del nostro paese, dalla nostra scuola, per cui c'è la scuola elementare, poi c'è la scuola media, poi c'è il primo biennio, poi tutte queste cose piano piano dovrebbero scomparire e avere, diciamo, una visione diversa per lo sviluppo del bambino, lo sviluppo Italia è un sviluppo complessivo, ovviamente ci sono le basi di conoscenza, tutti i pedagogisti che sono insegnano, però questo non vuol dire che poi nelle scuole ci debbano essere queste separazioni che ho detto. Quindi pensare in termini di decennio ancora non è reso possibile, anche se voi lo vorreste,
forse proprio perché la legge è quella che è, per cui abbiamo la scuola dell'infanzia, la scuola che mangia, la scuola media, il primo biennio, per il quale primo biennio poi c'è una grande confusione, perché gli insegnanti che stanno nel primo biennio in parte devono completare l'opera, devono aiutare i ragazzi a completare l'opera, dall'altra però pensano al fatto che poi dopo 5 anni devono fare un esame ex comunità. Quindi un po' l'insegnante a doppio passo, possiamo dire, perché deve pensare a due competenze, a due modalità che sono assolutamente diverse da fare. Cioè abbiamo tutta una serie di elementi di confusione all'interno del nostro percorso scolastico che non aiutano né l'alunno né l'insegnante. Quindi le cose che dico tentano di individuare i punti critici e nello stesso tempo di cercare di avviare, diciamo, una visione diretta più complessiva di queste problematiche. Quindi pensare in termini di 10 anni. Quindi io che sono un insegnante elementare, un primo elementare, un primo primario, devo sapere che il mio alunno Mario ha 10 anni e deve raggiungere 10 anni. Quindi mi proietto in quella direzione. Però so benissimo che l'insegnante del primo primario è anche sano e può sapere che il suo ragazzo ha 16 anni e deve raggiungere 10 anni. E questo è un grande limite che ci viene dal passato. Che non corrispondono a quello che sono le esigenze di oggi. Andiamo avanti rapidamente, i documenti del VIU, alcune cose che molto detto chi mi ha preceduto, quindi qui non mi voglio soffermare troppo, l'ovvio istituto decennale, che c'è il decreto, il 139 del 2007, che quello che istituisce l'ovvio di istruzione, attenzione, è stato introdotto l'ovvio di istruzione a partire quindi dal 2007 al 2008, però le scuole e gli insegnanti non si sono mai preoccupati molto perché dicono bene, esiste l'ovvio di istruzione a 16 anni, però poi come facciamo a certificare, a documentare questo ovvio di istruzione? Il Ministero non ce l'ha detto, ce l'ha detto 3 anni dopo, cioè nel 2010 il Ministero ci ha ricordato di dire attenzione, guardate che i nostri bambini, i nostri ragazzi che dovrebbero conseguire l'ovvio di istruzione, vi do adesso il modello. Adesso, vi dico adesso come dovete certificare la istruzione. E questo è un brevissimo ritardo, che significa che insomma questo obbligo di istruzione in effetti non ci hanno mai dovuto dire il Ministero. Andiamo avanti, le linee guida per gli studi professionali, le linee guida per i tecnici, le linee guida per i licei, cioè l'indicazione per i licei, questi sono tutti documenti di base che ciascuno di voi dovrebbe conoscere perlomeno per quello che è il suo livello di istruzione all'interno della scuola in cui sta insegnando. Ma questa è la visione complessiva della quale noi ci stiamo muovendo. Andiamo avanti. Questa è una cosa che già dovreste conoscere, che conoscete, che fate questo tutti i giorni, cioè questa progettazione sulla quale abbiamo insistito molto negli anni 70 e 80, ma ci siamo un po' dimenticati. In effetti, possiamo dire che questa è una mia visione, fino alla fine del secolo, la nostra scuola è andata avanti, ha proceduto, ha fatto delle cose interessanti. Poi, dopo, negli anni 2000, è cominciato una sorta di decalaggio, per cui Roma si stava in una parabola discendente, in cui forse è anche difficile riuscire ad innovare all'interno di una situazione che sembra discendente, ma invece dovrebbe essere una situazione ascendente. Quindi questa è una situazione abbastanza particolare, abbastanza difficile. Questo lo dico perché abbiamo parlato tanto di progettazione educativa e didattica nei decenni scorsi e forse ce ne siamo un po' dimenticati. E forse sarebbe molto meglio però sapere che le cose più importanti non sono le cose che devo fare come lezioni, che io che mi sento molto disagio, mi sento molto disagio perché non mi piacciono le cattive, mi piace stare in mezzo alla gente, quando insegniamo sono sempre tra i banchi. La cosa importante è lavorare con i ragazzi, lavorare con le persone, non fare le lezioni. Io non faccio male le lezioni, non mi piace, non mi piace fare la cosa che sto facendo in questo momento, però mi ci ha chiamato lui ed è qui. Quindi la cosa migliore è quella di capire con chi ho a che fare questa rilevazione dei livelli di competenza. Solo dopo posso dire allora Antonio, siccome le gambe che funzionano può saltare 30 centimetri,
dimensionare degli obiettivi all'interno di quelli che sono i documenti di cui mi diserto le società di costruzione. Quindi le indicazioni dimensionali, le linee guida sono un complesso di cose all'interno delle quali poi sta la nostra attività di consultazione, riuscire a individuare quelli che riteniamo che siano i percorsi, gli obiettivi importanti che possono essere raggiunti da questo ragazzo in questa classe. E poi la terza grande problematica è quella della valutazione. La quale valutazione non è la valutazione della tua prestazione, ma la valutazione è quella della mia prestazione. Perché se tu non hai raggiunto il risultato, forse c'è anche un limite, perché io forse non ho colto con estrema attenzione quelle che erano le tue possibilità di facoltà e non le ho tenuto conto, non ho fatto la mia bella lezione, non ho fatto il soddisfatto. E non mi sono mai reso conto che tu avevi difficoltà di lettura, per esempio. Però queste difficoltà di lettura non ti aiuta a superare, ma ti permette di capire quanto non ti giudici. Scusate, vado un po' più rapidamente, non più dire che poi abbiamo una situazione abbastanza implicita, ma all'interno della stazione, forse perché questa macchinetta tremenda, che è poi la macchina più importante, questa delle quattro fasi, quindi so come. So quali obiettivi devo valutare, so come valutare non è soltanto la valutazione del corpo, ma soprattutto la valutazione iniziale di sé, che non so neanche come di chiamare, sto parlando, potrei dire tutto, soltanto inglese, non dire parlare in italiano, e poi alla fine del giorno sono portato, non ho capito niente, e poi ti posso dire perché non hai seguito sufficientemente l'azione. Vado rapidamente. Queste sono le basi della progettazione di dati seguiti nel momento in cui state lavorando. Io sottolineato in corso alcune cose sono abbastanza importanti per me. Attenzione, allora, l'analisi, il livello di partenza dei tre requisiti, attenzione, le cose sono molto diverse. Il livello di partenza è questo, cioè quello che tu personalmente sai fare. Allora io valuto quello che tu sai fare, quello che tu sei disponibile a fare. Questo è il livello. Se parlo di prerequisiti, è come se io avessi, che ne so, una scuola di inglese, e allora attenzione, i prerequisiti quali sono? Tu puoi entrare in questa scuola in cui si insegna l'inglese soltanto se tu parli perfettamente italiano. E seguito, attenzione, i livelli di partenza sono quello che tu sei, e quindi nella scuola per l'obbligo non sta mettendo i conti di quello che tu sei. I prerequisiti sono un'altra cosa. Io ti parlo soltanto, io ti offro questo soltanto se tu hai determinate caratteristiche. Attenzione, molti insegnanti pensano di mettersi in un atteggiamento di considerare il livello di partenza quando a volte invece non considera i prerequisiti. L'insegnante che torna a casa dopo il primo giorno di scuola dice alla moglie o al marito, secondo me, ma che fine, oddio, avrò un anno disperato perché non sanno assolutamente niente. E già l'insegnante che ha delle attese che non dovrebbe avere. Io non devo nutrire delle attese, devo soltanto valutare e considerare qual è il materiale umano con cui io devo lavorare. Come se il medico dicesse, attenzione, in questo studio medico si accettano soltanto i raffreddori, i malati complicati non li accettano perché non li posso accettare. In effetti quando noi insegniamo dobbiamo lavorare con ogni materiale umano che dovrebbe avere. E quindi scendere a quel livello di materiale umano e poter poi innestare i processi che sono quelli che sono. Entriamo nel meglio di queste parole magiche. Attenzione ai volumi. Conoscenze, quando dico conoscenze, le conoscenze sono conoscenze comuni, sono conoscenze condivise. Napoleone è nato in una certa data, il morto in un'altra data, 3x3 fa 9, 1 fa 4, se dico banana intendo un determinato frutto, quello che sia, eccetera. Queste sono le conoscenze condivise. Se non fossero condivise, non andremmo da nessuna parte. Attenzione, il colore blu mi dà proprio questa distinzione, le conoscenze condivise delle quali non possiamo assolutamente fare a meno. Questo qui è un microfono, io lo devo chiamare microfono, non posso chiamare il mio banale di meno, perché questo è condividere il tempo del tempo. Quando entriamo nel mondo, attenzione qui, capacità di abilità, nei documenti ministeriali,
bellissimo, cioè chi scrive queste cose poi non ha a monte la coscienza santa di quello che si vive in questi due parole. Guardate, la prima è rossa, la seconda è verde, la seconda è verde, scusa. Capacità barra abilità, cosa significa? Tu hai le gambe e quindi puoi saltare, tu hai le mani, io ho le mani e quindi ho la capacità di suonare il piano, ho le mani, ho la testa, ho gli occhi, eccetera, eccetera. Però se io non imparo a suonare il piano, non acquisirò mai l'attività di suonare il piano. Non so se è chiaro tutto. Cioè, per capacità, attenzione, il termine scientifico non è usuale. Io posso dire, io sono capace di guidare automobili. Infatti non dovrei dire io sono capace di guidare un'automobile, cioè io sono capace di guidare un'automobile anche se non la guido, perché ho gli occhi che funzionano, le mani che funzionano, i piedi che funzionano, i piedi, però devo imparare a guidare. Cioè la capacità è la possibilità che un soggetto ha di fare determinate cose. Queste capacità poi diventano abilità, quando queste cose che sono necessarie fare, io sono capace di fare. Quindi ho le mani, posso fare anche il chirurgo, attenzione, non è un chirurgo, perché devo apprendere a fare il chirurgo, devo apprendere a utilizzare le mani per poter fare l'operazione, utilizzare le mani che sarebbe un po', utilizzerebbe le mani per fare un'altra cosa, eccetera. Quindi sono due concetti che sono strettamente legati insieme. Se una persona è normodotata, possiamo dire che è capace di tutto. Questa capacità di tutto poi diventa abilità nel momento in cui uno diventa meccanico, uno diventa parrucchiere, uno diventa chirurgo, uno diventa pianista. Quindi le due cose sono estremamente diverse. La capacità ha una dimensione rossa, perché il sapere personale riguarda ciascuno di noi. Diventa verde quando è un qualche cosa di segnale. Attenzione, le conoscenze di tutti sono conoscenze disegnate in gruppo, perché indicano, diciamo, la rigidità di questo colore freddo, 3x3 fa 9, però tu puoi dire che fa 10, fa 12, non puoi dire, il tuo computer, la tua calcolatrice non ti dà mai, perché segue sempre quella che devi fare, però noi con la nostra capacità cerebrale, che è quella destra, che mette in discussione la sinistra, possiamo anche dire che 3x3 fa 12, sappiamo che sbagliamo. Il colore blu mi diceva per noi e non lo devi chiedere mai, però io posso intervenire, intervento per faccio, intervento corretto, intervento definito in modo diverso. Il poeta è colui che usa la lingua in un modo creativo, in un modo produttivo, che usa determinate parole in contesti assolutamente diversi, che sono suoi personali. Quindi se io dico banana dal punto di vista generale, tutti sappiamo che è spiegare, però nel momento in cui entra la poesia in un racconto, anche se il significato è diverso, quindi attenzione, un conto sono certi significati, un conto sono certi significati, l'altro conto invece è che non sono un conto che c'è un certo significato. Quindi questo scarto continuo per capacità e abilità dobbiamo sempre tenere nel conto. La competenza è pure che è qualche cosa che si fa, poi vedo a dopo meglio definito, però cominciamo a districarci in questi elementi che sono estremamente diversi uno dall'altro e che entrano poi modalità diverse del nostro esercizio, del nostro modo di lavorare. Quindi internazionale, eccetera, eccetera, questi sono, diciamo, il piano, qualsiasi piano di progettazione che andiamo avanti da differente e andiamo un po' nel vivo delle cose. Che cosa è questo piano di competenza? In effetti ce l'ha già detto un altro amico recentemente che ritorno su questo concetto. Che cosa significa, che cosa comporta l'insegnamento che si è finalizzato all'acquisizione non solo di conoscenze, come abbiamo parlato fino adesso, ma anche di, attenzione, capacità, abilità, capacità, parla, abilità, poi non considero più le capacità, considero le conoscenze, le abilità e le competenze. Perché non considero più le capacità? Perché le capacità sono implicite, nel momento in cui tu sei abile non mi interessa più la capacità. La capacità mi interessa all'inizio, se tu hai
le gambe, allora poi compri 100 metri. Alla fine, se hai corso 100 metri, tu sei anche perché hai corso 100 metri. Se non hai percorso 100 metri, sei sempre capace di camminare perché non sei anche perché hai corso 100 metri. Questa è la chiave. Quindi tenete conto che sono due facce, non la stessa modalità. La capacità è la premessa, l'abilità è la premessa. E vediamo un po' allora di entrare nel merito di queste due persone. Alterno di due tossine, proprio perché qui ho l'elemento figurato e di qua invece ho la definizione. La conoscenza acquisibile, archiviabile, utilizzabile, dati e informazioni. Siamo nel mondo ble, è un insieme organizzato. Dati e di informazioni. Attenzione perché sono relative a tante cose. Sì, ho detto che questo è un tavolo ed è un oggetto, un evento, un fatto. La tecnica sono modalità con cui faccio certe cose, certe regole, certi principi, addirittura più chiamo le teorie. Quindi attenzione, il nostro cervello, le nostre modalità produttive, cognitive, fanno delle cose più semplici, riconosci un tavolino, che ti stiamo facendo, a quelle più complicate, se Dio esiste o non esiste. Quindi vedete, le nostre modalità cognitive vanno dalle cose estremamente semplici a cose estremamente complesse. Attenzione, dati e informazioni sono tutte e due play, perché sono tutte e due. Se dico banale, dico banale, se dico mela, dico mela. Io mangio la mela, non ho luogo invece di un'informazione. Attenzione, il verbo mangiare è mutato. Io mangio una mela, posso mangiare una banana, posso mangiare un cacciolo, posso fare tantissime cose. I dati messi insieme danno luogo ad informazione. Quindi il verbo mangiare è mutato. Parola banana è mutato. Aggettivo buono è mutato. Messi insieme, questa banana è ottima, questa banana è buona, questa banana è pessima, questa banana ormai è matura e quindi va gettata via, eccetera. Quindi utilizzo i dati per costruire informazioni. E qui ho fatto questa slide che ci aiuta a capire questa attenzione. Chi insegna lettere, chi insegna italiano, chi insegna lingua, chi insegna anche la lingua straniera, su queste cose devi viaggiare con molto, diciamo così. Non esiste la grammatica italiana perché se c'è il libro, no? Esiste la grammatica in quanto la nostra possibilità di costruire questa modalità. In ciascuno di noi ci sono questi tre punti. Cioè c'è la possibilità di costruire il linguaggio, c'è un corredo di parole e certe parole poi hanno un particolare significato che ci proveniva. Ecco, se dico Garibaldi, una persona ignorante che Garibaldi c'è piazza Garibaldi e questo è un semplice significato che c'è una io do una parola Garibaldi, però Garibaldi poi c'è la sua enciclopedia Garibaldi, eccetera eccetera. Quindi se io poi vado a fondo di un concetto, a fondo di un nome, ma vado a vedere cosa è detto enciclopedia. La cosa importante è questa, che ciascuno di noi c'è un vocabolario, c'è una grammatica, cioè non sono quelli che io ho visto, è che quello io, che quello che io ho nella mia testa. Quando io sono nato, non facevo nessuna parola, poi piano piano ho cominciato a apprendere le parole. Quindi mamma, avrà, pappa, cacca, eccetera, eccetera, eccetera. Ho cominciato a costruire il mio vocabolario. Quindi la cosa importante non è il vocabolario di sport, che c'è nella testa di ciascuno di noi. E la grammatica non è quella che conta, ma è la modalità con cui poi lo costruisco il mio discorso. Io ho mangiato la mela e questa mela è buonissima. Attenzione, io posso possedere 100 parole e posso poi anche possedere le modalità con cui mettere insieme queste 100 parole. Io posso dire
famiglia, io semplice bambino, vado a casa la sera, mangio, vedo la televisione, vado a mettere pronto. Attenzione, ho fatto una serie di lavori, ho costruito un percorso per la vita e sono tutte composizioni coordinate. Io posso dire la stessa cosa in modo diverso. La sera, dopo essere andata a casa, dopo averci fatto molto la cena, dopo aver visto la televisione, mi è andata a letto fino a qualche stanza. Ho detto la stessa cosa, però ho organizzato discorsi in modo sicuramente diverso. Quindi attenzione, dati di informazioni sono due cose assolutamente diverse. Più dati possesso, più sono in grado di costruire informazioni. Ma quando costruisco informazioni, entra in gioco quello che mi chiede una grammatica. Allora, attenzione, il mondo delle conoscenze è questo, è il mondo con cui io costruisco determinati discorsi, organizzo parole, acquisisco nuove parole, entro in una disciplina, le situazioni sono sempre quelle procedurali e quelle problematiche. Le situazioni procedurali sono quelle più semplici, le problematiche quelle più complesse. Operative, quotidiane, procedurali e problematiche. Io torno a casa, per un tempo sono stato in una legge, vado a chiudere la porta di casa e poi non lo ricordo. Ma mentre sto per entrare dentro, penso che la mia esperienza è stata da voi, in un certo momento mi accorgo che ho tutto. C'è una situazione problematica. Ma attenzione, le nostre modalità viaggiano bene finché non ho situazioni problematiche. Quando ho situazioni problematiche devo risolvere. Allora attenzione, è sì che poi le mie capacità intellettive di costruire un discorso si impegnano perché sono le modalità che poi richiedono non per costruire creatività. Tutto questo è il mondo generale delle conoscenze. Come sono state attivate, come vengono. Entriamo nel mondo delle abilità. Le abilità sono il saper fare verde, tutto ciò che è verde è fare. Io per insegnare le relazioni ho insegnato verde, io sono verde, 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 verde. I verdi blu sono quelli che danno un po', diciamo, avventure, diciamo, drammaticali, un verbo blu, un verbo blu, persone leggere, un verbo verde. Se dico camminare, un verbo verde, perché i verbi verdi sono verdi dell'azione, no? Correre è un verbo verde, mangiare è un verbo verde. I verbi rossi sono quelli sentimenti, sono quelli delle emozioni. Mi piace stare con un verbo rosso, non vedo l'ora di andare perché non conosco più un verbo rosso. Tutte le nostre modalità costanti e continue sono sempre questa articolazione di colori. In questo momento voi vi tendete sul punto e dovete riuscire a comprendere le scelte che sto dicendo io, però possono essere anche rosso, questo speriamo che finisca presto, no, ma è interessante quello che dicevi di te. Le modalità rosse possono essere diverse da noi. Le modalità blu sono quelle che noi intendiamo in quei momenti in cui abbiamo l'esame. Attenzione, le abilità sono verdi perché sono cose che si fanno. Quindi io so contare, però quando vado a una biglietteria con il biglietto del treno, posso saper contare come è una abilità. Perché devo dare 100 euro, vado a comprare il giornale, vado al supermercato, però sono tutte abilità che si esprimono, ma perché ho in testa, no? Ho 200 euro a disposizione, non posso spendere di più, io posso portare troppo, quindi lo compro un'altra volta, eccetera, eccetera. Le abilità sono le cose semplici che noi facciamo. Le competenze quindi sono le cose più complesse. Le competenze quindi è sempre un po' di più, è un po' di cose che si fanno. E qui è in cui sono con la definizione che ho fatto per dire sulla quale che possiamo leggere insieme. Quindi la competenza è così, è la capacità, quindi la possibilità
utilizzando le proprie conoscenze, conoscenze già acquisite, le abilità acquisite e questa è la cosa veramente importante. Attenzione, su questo insisto moltissimo, perché spesso si suol dire che le competenze sono qualche cosa di uguale per voi. Non è assolutamente così, perché una competenza indica che un dentista, un chirurgo, un avvocato, un pianista, un professore, un meccanico, un cuoco utilizzi le sue conoscenze, le sue abilità per dar luogo a determinati risultati che possono anche essere estremamente differenziati. Quindi un cuoco può cucinare un po' di hanno la competenza di funzionamento, però queste competenze come sono caratterizzate dalla, diciamo, dalla personalizzazione, dalla presenza del soggetto che intende quelle competenze in quel determinato modo. Su questo insisto molto, perché al Ministero se non confondevo su gli anni 90, non su quelli sulla definizione di competenze, mi sta nella forza di una superiore ci insegnerebbe che si torna. L'esame si dovrebbe concludere con la certificazione delle competenze. Da 10 anni e più questo esame non si conclude ancora con la certificazione, si conclude soltanto con l'attestazione dei voti che è stata chiusa. Quindi siamo estremamente indietro. E perché siamo estremamente indietro? Perché su questa questione, il concetto di competenza, non c'è stato mai un accordo a livello di chiunque, secondo me, dovrebbe essere. Attenzione. Ritorno a me, le attitudini personali, e qui ho sottolineato in nero le cose che intendo rendervi note e che sono scritte dall'Europa, non sono scritte io. Attitudini, atteggiamenti personali, quindi io come intendo determinato qualche cosa. Sociali, io in rapporto con gli altri. Sempre in mente la figura del pianista. Allora io sono un grande pianista, non è vero, faccio finta di esserlo, leggo l'interpreto scientifico in un determinato modo. Tu sei un abile pianista che leggi Chopin in un modo diverso. Lo spartito è lo stesso, le note sono lo stesso, Chopin è lo stesso, però la lettura che noi due pianisti diamo di Chopin è diversa. Quindi abbiamo una competenza, la quale competenza, però è diversa perché c'è l'interpretazione personale che il sé fa di quel brano. Il sé e gli altri, perché se il pianista si trova nell'orchestra, il pianista non può più seguire esclusivamente il suo abito, perché deve ovviamente tenere conto di. Quindi un conto il sé, un conto il sé e gli altri. Un'altra volta insieme le cose, cioè gli strumenti di cui do, gli strumenti di cui dispongo, e questi strumenti. Quindi in ciascuno di noi c'è sempre questa trinità. Questa trinità l'abbiamo poi considerata anche quando abbiamo scritto le competenze determinate per quello riguarda la situazione dell'opera del soggetto. Quindi situazione di errore, di storia, di professione sociale, e questo non è critico perché. Nel quadro europeo delle qualifiche, come ha ricordato lui, le competenze che sono aggiunte di una grande importanza, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia. Sono due concetti che dal punto di vista scientifico psicopedagogista sono estremamente importanti. L'autonomia che cos'è? È la consapevolezza e la certezza delle cose che io faccio. Io sono in grado di fare certe cose, io non sono capace di fare altre cose. È la definizione di sé in quanto capacità o non capacità, abilità o non abilità di fare determinate cose. Questa è l'autonomia. Attenzione, non tutti sono autonomi, cioè hanno la consapevolezza dei propri limiti. La seconda cosa è la responsabilità. L'autonomia riguarda me. La responsabilità riguarda me nei confronti delle cose che devo fare, nei confronti delle persone con cui devo misurare.
quindi questi due concetti, cioè la consapevolezza della mia autonomia e della responsabilità che mi assumo, sono due connotazioni forti del concetto di competenza. Quindi senza questa considerazione finale la competenza sarebbe una parola molto. Quindi questi due concetti di autonomia rientrano. Vado avanti rapidamente. Per apprendere le competenze, dicendo questo discorso, occorre una didattica da buonaudiamo, ha accennato prima il nostro scolastico, e quindi le cose che sto facendo io qui con voi non sono assolutamente orientate al fatto che voi poi conseguiate le acquisite competenze. Cioè è scorretto il discorso che sto facendo con voi se deve essere finalizzato le competenze. Perché se io dovessi insegnare a voi non dovreste prevede l'insegnante che non faccia la lezione, non organizzi attività di apprendimento, programmi gli alunni, cercare scopi di sapere meglio di me, soltanto che è difficile perché è molto più buono si limita e non posso quella lezione. Andiamo avanti rapidamente, va bene, se possiamo saltare, concentrare, saltiamo tutto. Questo può essere importante. Attenzione, noi abbiamo a che fare dal punto di vista dell'obbligo fino ai 16 anni di età. E allora io che sto in terza media, io che lavoro in clima elementare, io che lavoro in clima ambiente, non posso non avere in testa in modo sempre chiaro quale sia lo sviluppo di un soggetto che si trovi in età evolutiva. Noi tutti ormai siamo già evoluti. Non sento niente, non sembreria, non mi dico abbastanza per me, sono per la montagna, per il fermato, quello che sia. Ognuno di noi è definito. Nell'età evolutiva questa definizione non c'è ancora. Nell'età evolutiva i giochi devono essere fatti, si devono fare. E qui tutti gli studiosi individuano con una serie di casi che noi dobbiamo assolutamente rispettare, assolutamente, che non sempre queste fasi poi coincidono con la separazione netta che noi abbiamo dei percorsi scolastici, per cui abbiamo identificato con la nostra storia di scolastica. Ecco, allora queste quattro fasi, qui c'è piacere, non sanno che invece non è conosciuto, ci sono tutti i colori, c'è questo fatto che Antonietta, Maria, Giuseppina, Antonio, nel momento in cui riesce poi a percepire se stesso, finalmente io sono io, non sono più colui che sta nel trono del suo egocentrismo, ma si misura con gli altri, quindi scende a valle e si mette a portare il combatto per capire, e questo che sta costruendo tra se stesso e gli altri. Tenere conto di questi passaggi che ci sarebbero due anni di studi universitari per esplicitare meglio i concetti che sono potenti. Però la cosa importante è questo, un conto è avere Mariolina che alla fine percorso sa chi è, sa di essere Mariolina e che fatto in un certo modo. Un'altra volta è poi Mariolina, quando Mariolina interagisce con gli altri, quindi sa quali sono le sue possibilità, come può interagire con gli altri. E questa è di una grande importanza. Vediamo spesso dai bambini, quali rimangono i bambini fino a 16 anni di età, che ancora non sono stati capaci di costruire tutte le compatibilità sociali, che invece è di estrema importanza. Educare a questo è molto più difficile che insegnare italiano e matematica. Andiamo avanti rapidamente, e qui possiamo anche saltare altre cose, questo è lo sparo, questo anche. No, su queste due slide possiamo insistere un pochino, è proprio dei colori. A me piace molto questa distinzione che ci viene da certi studiosi. Del cervello destro, del cervello sinistro, il pensiero destro. Adesso la cosa è abbastanza nota, fino a qualche anno fa non era molto nota. Io sto parlando con lui e sto lavorando pressoché esclusivamente con questo cervello, cioè il cervello sinistro, e devo costruire delle parole, dei discorsi che da voi vengano capiti, compresi,
non dico accettare, potete anche non essere d'accordo, questo non è compromesso, però compromessi, questa è la cosa veramente importante. Il non essere d'accordo, essere d'accordo implica un'altra cosa, implica l'esistenza di quest'altro. Sta dicendo cose interessanti, no, sta dicendo cose assolutamente assurde, però le cose che sta dicendo le ho capite, sono due cose estremamente diverse, quindi sono modalità diverse con cui noi costruiamo i nostri rapporti interpersonali, modalità diverse con cui poi interagiamo con la realtà e costruiamo le nostre amicizie. Antonio si innamora di Giuseppina, Giuseppina si innamora di Antonio, Giuseppina si innamora di Antonio e l'amico di Giuseppina di là, Giuseppina fa come tanto innamorarsi di quello che è brutto e cattivo. Antonio è sempre Antonio dal punto di vista primo, si chiama Antonio Rossi, dal punto di vista rosso, Giuseppina, l'amica, vedo Antonio assolutamente diverso. E queste diversità nascono proprio nel momento in cui entra il gioco, funzioni diverse. Siamo esseri umani, non siamo animali. Avendo questa caratteristica, ovviamente godiamo di queste possibilità. Andiamo avanti rapidamente. Ecco, su queste due cose occorre avere idee molto chiare. I verbi ble sono tutti quelli che portano a determinati risultati, che sono quelli che sono. I verbi rossi sono altri. I verbi rossi sono quelli delle preferenze, quelli dell'innamoramento, quello dei legami, quello delle passioni, quello delle preferenze, come ho già detto. Quelli ble sono i verbi ble. Se io conto da 1 a 10 non posso fare a meno di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il famoso gioco delle 10 parole. Se io dico Antonio, sigaretta, caramella, Giuseppina, computer, microfono, ripeti un po', non sei in grado di sono 10 parole che si capita. Dico, l'altra sera sono andato a vedere un bel film, sembra il vero perché sembra un c'è una sequenza logica, c'è un'organizzazione. L'organizzazione è questa, l'organizzazione è questa. La non organizzazione è questa. La poesia è questa, il quadro è questo. I pittori, quello che tu hai, il clima è questo. Quando i pittori dicono ma liberiamoci della preponderanza alla realtà, il pittore che guarda la dama del Cinquecento la deve dipingere e se non la dipinge bene poi diventerà sempre un viso di cacciavia, ma i tempi in cui la pittura era il servizio di una persona. Poi pittore ha detto ma perché dobbiamo essere sempre? Picasso era un ottimo disegnatore, ma a un certo punto ha detto ma io voglio intervenire interpretando diversamente la vita, costruisco un altro. Allora abbandonate il cliente un po' più poco. Ecco, queste due modalità sono nella testa di ciascuno. E quando noi insegniamo, soprattutto dobbiamo tenere ma davanti rapidamente alla nostra conclusione, veniamo alla nostra scuola, come abbiamo definita, che è importante perché le cose che tu hai detto così. Attenzione ai termini, sia Berlinguer sia Lavoratti sono stati d'accordo nel dare questa definizione. Non parliamo più di scuola, ma di sistema educativo nazionale di istruzione e formazione. Quando dico istruzione, intendo qui, quindi il ministero, se dico formazione, intendo chiedere formazione professionale regionale, che è di pertinenza delle regioni, quindi possiamo dire che un macro sistema diviso in due sottosistemi, uno riguarda l'istruzione e l'altro riguarda la formazione. Attenzione, regolamento sull'autonomia. E su questo insisto, tu l'hai accennato, io ritorno su questo concetto. La nostra responsabilità è quanto insegniamo qui. Io insegno italiano e latino, quindi io istruisco.
considerare altre due cose sono molto importanti. Uno è il concetto di educare, l'altro è il concetto di formare. Attenzione, qui intervengono due interpretazioni del verbo sostantivo formazione. Formazione in senso politico come formazione professionale e riguardo alla religione. In senso psicologico, formazione come formazione della persona. Tu ti chiami Antonietta e quindi io ti formo in quanto Antonietta. Tu sei Antonietta, io ti insegno il latino perché io sono responsabile di insegnamento latino. Attenzione, tu sei Antonietta e sei vicino a Mirella, Giuseppina, sei in questa classe e quindi sono anche attento alla cosiddetta educazione. Cioè la formazione riguarda la persona, l'istruzione riguarda la disciplina. L'educazione riguarda invece lo stare insieme. Quindi allora io, in quanto insegnante, vengo da una struttura scolastica in cui mi hanno dato una materia da insegnare. Ma in effetti, dopo un vanno autonomia, non ho più soltanto la mia materia da insegnare, ma devo essere attento anche a questi due concetti, che sono quello dell'educare e quello del formare. Questo lo dico perché se voglio puntare le competenze non posso tenere conto di queste due grandi variabili. Quindi attenzione, non posso più semplicemente istruire te e poi dovrai diventare uomo e quindi ti insegno tutto il codice cucina, ma devo essere anche attento a te in quanto cittadina e devo essere attento a te in quanto uomo. Insegnante a tre dimensioni. E questo è molto complesso perché esigiamo un insegnante diverso. L'insegnante che deve fare più cose, è pagato sempre di meno, ma maggiore responsabilità. Questo è un grosso dramma, ma vi dico le cose per tutti. Quindi attenzione, la nostra Mariolina che sta qui al primo banco, nei momenti in cui cresce mi fa mettere là. Io sono Mariolina, mi piace la nostra scelta, non mi piace più. Io sono Mariolina, sono diventata parrucchiera, sono diventata professionista, sono diventata piacciatrice. Io sono Mariolina e ho sposato con Antonio e con Antonio ho tanti amici, eccetera, eccetera, di tre modalità. Mi sono iscritta a questo partito, ho partecipato alla vita politica, alla vita sindacale, quindi le tre dimensioni della persona. Attenzione che queste tre dimensioni della persona sappiamo queste cose, noi le ritroviamo all'interno, all'interno della scelta italiana che noi abbiamo fatto per quello che riguarda le competenze di cittadinanza. Questa è l'Europa. L'Europa ha detto, io non posso dettare leggi. In termini scolastici non posso pretendere che tutti i paesi d'Europa abbiano gli stessi percorsi scolastici, perché ciascuno ha il suo modello di scuola, quindi non intervengo. Però voglio che alcune cose siano rispettate. Cioè attenzione, siamo tutti cittadini di 28 paesi europei e ciascun cittadino deve maturare la sua competenza di cittadinanza. Le cosiddette competenze di cittadinanza. Queste le ho copiate, ce le dice l'Europa, ci hanno lavorato tanto prima di introdurre queste condizioni. In Italia noi le abbiamo cadute alla nostra realtà. La nostra realtà è questa. Alla fine dei 16 anni di età, il nostro ragazzino deve raggiungere queste competenze di cittadinanza. Imparare ad imparare, accettare, comunicare, eccetera, lo sapete perché è stato scritto sul PDF, sul 139 2007. Attenzione, queste otto competenze sono ascrivibili a quelle tre dimensioni a cui avevo prima accennato.
E quindi Mariolina, in quanto costruisce se stessa, che vuol dire imparare, imparare? Sto in una società complessa per cui devo costantemente aggiornare le mie conoscenze. Non è più tempo della zappa. Io nascevo e trovavo la zappa. Morivo e lasciavo la mia zappa a mio figlio, e mio figlio lasciava la zappa a suo figlio, ed era sempre quella. Oggi devo cambiare telefonino ogni anno perché se no rimango sempre indietro. E c'è ancora quello di 1912 e ancora non l'ho cambiato. Voi senz'altro avete telefonini migliori. Sapete che se andranno avrete altri telefonini. Cosa vuol dire questo? Che imparare ad imparare è una necessità assoluta che riguarda la persona. Il progettare riguarda anche se stesso. Se non mi compro un nuovo telefonino, come faccio a comunicare con il figlio? Questo è il sé della persona in quanto tale. Non le persone con gli altri, quindi tutte le competenze che fanno di comunicare, come stanno insieme, di supervisare, agire autonomo, abbiamo già detto due concetti di responsabilità. E poi il rapporto alla realtà. Il rapporto alla realtà è quello del lavoro e quello delle cose che si fanno. Quindi vedete che in queste otto competenze chiave che sono di cittadinanza, in effetti c'è questa persona, questo soggetto, che è uno all'interno del nostro contesto, del nostro contesto sociale. Queste invece sono le competenze da persona, da persona. Lo vedete tanto bene. Ecco, volevo soltanto concludere con una esemplificazione del concetto di competenza. Noi siamo abituati alla valutazione e misurare, valutare e certificare. Noi siamo abituati alla valutazione, sappiamo anche il DPL della valutazione. Nessuno ci ha mai insegnato che in effetti quando noi valutiamo dobbiamo sempre passare per due gradini. Un conto è la conta degli errori, un conto è il giudizio di valutazione, sono due cose diverse. Però nella nostra tradizione scolastica c'è una grande confusione tra i due concetti di misurare e di valutare. Tant'è vero che noi utilizziamo sempre un conto sia per misurare che per valutare. Vi spiego meglio. Giungete alla fine dell'anno scolastico. Antonio ha 7 in tutte le materie, ha 4 in matematica. Che cosa si fa di questo 4 in matematica? Grande discussione. Lo vogliamo bocciare, Antonio, poverino? No, aiutiamolo, andiamogli incontro. Questo 4 lo portiamo a 6. Cosa vuol dire questa operazione? Questa operazione vuol dire che è 4 in matematica, è esito di una misurazione. Ho fatto tanti compiti e in questi tanti compiti non è andato mai oltre 4. Però, in considerazione di, adottiamo altri. Allora, quando dici in considerazione di, stai già entrando in un altro mondo, che non è quello della misurazione del compito, delle giure discipline, ma è quello in cui si sviluppa una serie di variabili. È tanto bravo, ce l'ha messa tutta, va bene in altre materie, è tanto buono, eccetera, eccetera. Tutta una serie di caratteristiche, le quali caratteristiche però poi si traducono sempre in un mondo, per cui quel quanto diventa serio. Ma quando quel fatto diventa serio, tu hai commesso un rapito dal punto di vista misurativo, perché è un rapito. Però non è un rapito dal punto di vista misurativo, ma tu dovresti scrivere in ordine come scrivete, ha altri criteri che vanno al di là del quattro, decidiamo per la promozione. Quindi vedete che misurare e valutare sono operazioni assolutamente diverse, delle quali dobbiamo avere la netta sensazione della differenza che c'è, perché se non accettiamo questo ovviamente perdiamo. La terza cosa è quella della certificazione. Quando andiamo in un mondo di certificazione, andiamo in un altro mondo
della verifica e dell'attestazione di competenze del lavoro. Però prima di vedere questo, vorrei far vedere questi aspetti che si trovano. Misurare, valutare e certificare, che non riguardano soltanto la scuola, riguardano questo, per esempio. Andiamo a comprare una camicia, vado a comprare la camicia, io ho 12, cioè 14, quindi vai a comprare un paio di scarpe, che numero porto, tu l'hai visto in vetrina, bello è bellissimo, non ti dice però, dice che numero porto, è tutto 35, l'abbiamo finito, la misurazione a volte determina il punto. Quindi la misurazione non è stata proprio matematica, di un determinato tipo. No, questa camicia è bellissima, però hanno finito il mio numero, quindi non la posso comprare. Quindi, dal punto di vista della misurazione, il misurare è un punto. Il valutare è un altro punto ancora. La camicia mi piace tantissimo. Io sto con la mia riga, la parte di un pezzetto, e mi sono bellissima, perché mi piace. La camicia è qui, la misura è questa. A me piace, a me altro modo, la misura è questa, la valutazione è diversa, la certificazione è di puro cotone, è di nylon, questo è il significato. Un altro esempio, una terza bellissima, io mi sono comprato, e ti regalo un bel anello, per me questa anello è bellissima, è costata anche tanto, glielo porto a lei, guarda, si pensa, questo è un anello che non porterò mai al dito, io te lo metto al dito tutto il tempo e lei tutta felice perché l'anello lo metto, quindi non è della mia felicità, quindi attenzione, la misura è questa, la valutazione è che a me l'anello mi piace tanto, a me l'anello mi piace, la certificazione qual è? È che c'è un cartellino di garanzia che garantisce l'anello di tuo oro, quindi vedete che non parliamo tanto di scuola, anche nella vita pratica, anche se questi concetti non li abbiamo netti, distinti, però ha un impasto quotidiano, si va al supermercato, fa le stesse operazioni, volete comprare una macchina, le prestazioni della macchina sono belle attese, va a 200 km, c'è la bomba, bla 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 bla. Quanto mi piace, no? È il colore rosso, io non so quando io la preferisco a te. La carta di circolazione è quella che porti a utilizzare, è quella su cui c'è scritto, c'è scritto, le cose, c'è. Quindi non c'è operazione, non c'è oggetto che non comporti costantemente nella mente tremenda. Quindi il maturare, il maturare e il certificare. E mi sembra che veramente sia giunto alla fine della mia prestazione. Soltanto ecco le cose che volevo dire ultimamente, sono queste, però le sapete benissimo, che per quello che si tratta delle competenze a realizzare alla fine del biennio, c'è questa distinzione dei quattro assi. Ecco, su questo voglio dire un'ultima cosa, poi c'è nessuno che c'è una competenza che mi dice tanto tempo, che è questo, nel momento in cui io alla fine del secondo anno del biennio devo dare la certificazione, devo sapere che sono dimidiato smenante, cioè sono un professore a due facce, una è la faccia del quinquennio, l'altra è la faccia del biennio realizzato, cioè io posso avere Antonio che sta facendo il liceo classico e il latino non sa nulla, non lo vuole sapere e non lo vuole studiare. Quindi dal punto di vista del latino io gli do il debito. Però questo non rientra nel tasso di lingua, perché il tasso dei linguaggi non riguarda le lingue morte, riguarda i linguaggi che poi già dopo, quindi i linguaggi delle lingue vive. Quindi può anche andare malissimo in un esempio. Però questo non significa che se lui scrive bene, parla bene, io non gli riconosca il fatto che ha conseguito una competenza per quelle cose che riguardano la sua vita.
strategicamente che dobbiamo sempre tenere presente, perché un conto è ragionare in termini di impegno, un conto è ragionare invece in termini di conclusione del nostro studio. Questo è molto difficile ovviamente, perché il professore X è sempre lo stesso professore, però questo professore deve avere queste due modalità. E queste due modalità, mi capisco, mi vengono richieste in effetti dalla norma. La norma è quella che è. Quando innalzammo l'obbligo di istruzione del 62, i due percorsi successivi, che erano la scuola media e la scuola d'avviamento, vennero riscatti. Per cui al termine del vecchio obbligo di istruzione superiore non si proponeva questa discriminazione, questa difficoltà da quale, di fronte alla quale non c'era, perché non stati unificati. In effetti forse avremmo dovuto unificare i due, perché i tre bieni che attualmente ci sono, quindi licei, tecnici professionali, la cosa non è stata fatta e chi crea l'obiettivo. Secondo me superato nei termini di vi ringrazio per l'attenzione.